È partita l'operazione umanitaria nel polo logistico della Croce Rossa di Avezzano, finito nella rete nazionale di accoglienza dei rifugiati afghani scappati dopo l'arrivo dei talebani nella capitale Kabul. Anche l'Italia, attraverso un ponte aereo della Marina Militare, sta portando al sicuro i profughi e chi ha collaborato con gli occidentali. L'interporto di Avezzano sarà per i rifugiati una base temporanea di ristoro e smistamento per decongestionare Fiumicino. Il campo base allestito nel piazzale potrà ospitare fino al massimo di 1200 persone che qui troveranno un letto, cibo, servizi igienici e tranquillità. I lavori stanno andando avanti velocemente, stiamo montando le prime 32 tende con due tende sociali. Quante persone sono previste? Allora, noi dovremmo essere, questo campo lo attestiamo intorno ai 400 persone e dopo, se c'è necessità, ampliamo mano a mano che c'è necessità. A che punto siamo con i lavori? Beh, i lavori stanno procedendo molto velocemente, per fortuna il tempo ci sta assistendo, quindi stiamo andando molto velocemente. Siamo, insomma, penso che per metà mattinata dovremmo essere quasi pronti definitivamente. Stanno lavorando oltre 80 volontari delle regioni, della regione Abruzzo e delle regioni limitrofe, Lazio, Campania, Toscana, quindi stiamo lavorando velocemente, stiamo lavorando bene e ringraziamo tutti i volontari per la loro disponibilità che stanno dando. Nello specifico, cosa state allestendo in sostanza? Stiamo allestendo due tende sociali e tende delle, noi le chiamiamo 6x9, sono tende dove possiamo inserire dentro i nuclei familiari, in modo che li dividiamo, ogni tenda è un nucleo familiare, insomma. L'operazione accoglienza è gestita dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile. Si tratta di prima accoglienza, gli afghani in sostanza potranno comunque soggiornare qui e per quanto tempo? Ma quello che ci risulta, però non siamo noi che possiamo decidere questa cosa, dovrebbe essere un hub di transito. Arrivano, stanno alcuni giorni e poi vengono trasferiti in strutture più idonee. Fiocco Rosa intanto nella base militare di Roccaraso, dove nei giorni scorsi sono arrivati una settantina di uomini, donne e bambini in fuga dal caos dell'aeroporto di Kabul. Tra loro una donna di 32 anni in preda alle doglie, che ieri è stata portata in ambulanza fino al punto nascita di Sulmona, dove ha dato alla luce una bambina.